20-30 centimetri di neve Urbino, 80 sul Catria. Dopo un 2022 da caldo record, la coltre bianca torna a ricoprire l'entroterra. Atmosfera sempre suggestiva sotto i torricini di Urbino, dove oggi sono state chiuse le scuole a livello preventivo dopo le precipitazioni nevose di ieri. Scuole che verranno regolarmente riaperte nella giornata di martedì. Salendo di quota c'è stato il primo weekend di assalto alla montagna. In tanti hanno affollato il Monte Carpegna e il Monte Nerone, dove le forti precipitazioni e la nebbia hanno però limitato l'apertura degli impianti di risalita in preparazione alle piste. Si è invece pure sciato sul Monte Catria con piste e impianti regolarmente aperti. Nonostante che la neve non era tantissima, noi siamo riusciti ad aprire le piste già nella giornata di sabato, e sabato e domenica abbiamo avuto una grandissima affluenza. Direi che ieri, visto che eravamo anche l'unica montagna aperta della provincia di Pesaro, siamo stati presi quasi d'assalto, nonostante la nevicata e nonostante che la visibilità non era ottimale. Però la gente è salita uguale per divertirsi, perché c'è tanta voglia di neve nella nostra provincia e anche nella nostra regione, direi. Neve che in questo lunedì è ulteriormente aumentata, favorendo le condizioni ottimali per i prossimi giorni. Finalmente è arrivata la vera neve, perché i giorni scorsi ha fatto delle prove, ma di fatto erano caduti 40-50 centimetri. Stanotte invece sono caduti 80 centimetri di neve, quella bella che è importante per aprire gli impianti, e quindi noi siamo già al lavoro per battere le piste, per rendere tutto fruibile al fine settimana. Non risultano problemi di viabilità per raggiungere la montagna. Le strade sono già state da ieri liberate tutte, questa notte che anche a valle sono caduti quasi 40-50 centimetri di neve, ma sono al lavoro i mezzi spalaneve, quindi le strade sono già state liberate dalla prima mattinata, quindi non ci sono problemi perché il servizio di sgombero neve funziona ottimamente, direi.